Ciao a tutti qui Superlupin 777 e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Super Mystery Dungeon. Dunque, non ci siamo lasciati qui nello scorso episodio perché sono un imbecille e quindi per la seconda volta quasi consecutiva ho registrato un episodio senza che l'audio si salvasse. Questa volta il problema non è del programma, ma è mio perché ho schiacciato questo pulsantino, non so se riesco a farvelo vedere, e ho spento il microfono. Geniale, vero? E non me ne sono accorto, quindi ho registrato un episodio, per fortuna abbastanza corto, senza che si registrasse l'audio. Comunque questo è quello che è successo. Entei è stato pietrificato. Crocodile, il capo di questo Crocoroc, ci ha seguiti, non ho capito perché, sulla vetta di Entei e ha lasciato cadere una lastra che ha preso il nostro archeologo, il nostro Mewile. E adesso non so che cazzo devo fare, insomma, c'erano Crocoroc, Arcanine e Weasel che parlavano, ma sinceramente ora devo fare una giornata normale, immagino, e vedere che cosa accadrà questa sera. Ok, si va a fare una missione molto molto carina. Dunque, c'è un Virizion che ci ha chiesto aiuto e ci ha chiesto di andare a salvare un Keldeo. Quindi spero di reclutarli entrambi, sarebbe veramente magnifico. Scegliamo il team adatto. Trovato! Ce l'hai fatta, hai trovato Keldeo, quindi connettiamoci, non credo a lui, ma soltanto a Virizion. Intanto la mia webcam sta andando a puttane, devo stare attento perché si sfoca e non capisco il motivo. Mi hai salvato, grazie, mi ero perso, adesso posso tornare dai miei amici. Virizion ne sarà felice, l'intrasfera si è illuminata, per favore entrambi, connettimi a entrambi. Goduria ci connette ad entrambi, speriamo che siano di un livello abbastanza elevato. E il team, i Metagross e questi due Pokémon vengono connessi, ci connette a Cobalion, immagino col Virizion. No, non ci ha connesso a nessuno. O meglio, connesso, ha allargato il nostro giro di conoscenze, comunque non l'ha allargato. Voglio subito uscire dal dungeon, certo così, perché non mi dice che ci sarà qualcos'altro ad aspettarmi alla fine di questo dungeon, quindi tanto vale uscire direttamente. Ebbene, un buon risultato quello di oggi, per oggi non puoi fare altre esplorazioni. La missione è completata, ti aspetta una bella ricompensa, fantastico. E quindi non vedo l'ora di andare a ritirarla. Ragazzi, la cena è pronta, tutti a tavola. È diverso dalla solita routine serale. Perché in genere ci abbuffiamo senza questa introduzione. Ma dove sono Arcanine e Weasel? Stavano parlando con Crocoroc. Non sono ancora tornati, stanno indagando su Crocodile. Manca anche Mewile. È chiusa nel suo studio, sta ancora cercando di decifrare i pochi glifi, le scritte sulle tavole che abbiamo trovato, lasciate da Crocodile. Beh, allora, noi intanto mangiamo. Come? Non aspettiamo gli altri? Io ho fame. Possiamo mangiare, vero capo? Oui, mangiamo pure. Ho una fame. Cosa? Evviva! Buon appetito! Eccoci qua. Buise, Larken, giusto in tempo. Oh, è già pronto in tavola? Prima però abbiamo qualcosa da dirvi. Capo, abbiamo raccolto informazioni su Crocodile. Ci abbiamo messo più tempo del previsto perché in città non si è più visto. Siamo anche andati a casa sua per cercare di scoprire qualcosa e abbiamo trovato uno di quegli avvertimenti scritto a metà. Cosa? A casa di Crocodile? Un avvertimento scritto a metà? Allora è stato lui a scriverli. E Crocodile non era in casa? No, non c'era nessuno, non sappiamo dove sia. Allora forse è davvero lui il colpevole. Forse dobbiamo trovarlo al più presto. Ragazzi. Mewile, sono finalmente riuscito a decifrare le iscrizioni antiche e questo mi incuriosisce molto, voglio sapere appunto cosa dicono, come chiede Jiraki. Contengono informazioni sulle pietrificazioni. Le pietrificazioni? Esatto, non sono riuscito a decifrarle completamente, ma sembra che questo fenomeno accadesse anche nell'antichità. Pare che ci siano iscrizioni molto più dettagliate alle antiche rovine, nell'est. Oh, le antiche rovine. Forse laggiù potremo scoprire come avvengono le pietrificazioni. E non è tutto. Forse potremo scoprire molto di più. E cioè, come far tornare normale un Pokémon pietrificato. Far tornare normale un Pokémon pietrificato? Le antiche rovine, eh? A quanto pare abbiamo un bel po' di lavoro che ci aspetta, mes amis. Ma ora. Lo stomaco che gorgoglia. Oh, sembra che qualcuno stia morendo di fame. E chi è? Di nuovo? Mesciami, ora vi lascerò mangiare. O vi lascio mangiare, non ho letto. E non sono sicuro che si leggesse così quella cosa in francese. E il mio francese fa cagare, ma sti cazzi, io le leggo un po' come mi vengono. Come se non si vedesse che anche tu stai morendo di fame, capo. Mai sottovalutare le conseguenze di uno stomaco vuoto. La fame rallenta il cervello, sai? Da domani saremo molto impegnati, ma adesso si mangia e parte l'ignoranza, tutti che si abbuffano e quindi salviamo, immagino, come al solito. No,
Un filmatino, attenzione, quante dozzine di leggendari vedremo in questo filmato? Ah, nessuno. Le antiche rovine, a est. Secondo me Wile è lì che dobbiamo andare a indagare. Forse potremo scoprire come far tornare i Pokémon pietrificati. Povero Entei. E anche Latios e Latias. Spero proprio che troveremo il modo di farli tornare come prima. E forse, proprio mentre parliamo, altri Pokémon vengono trasformati in pietra. Se solo riuscissimo a trovare il modo di farli tornare normali. Non perdiamoci d'animo, risolveremo questo mistero. Domani andremo alle antiche rovine. Almeno credo. Adesso andiamo a dormire e facciamo il pieno di energie per domani. Magnifico, salviamo? Sì, si salva. Fantastico, quindi sovrascriviamo i dati e vediamo un po' che cosa ci aspetta alle antiche rovine a est. A est di cosa, però? Delle terre dell'acqua, immagino. Quindi non dobbiamo spostarci da qua. Dov'è Dedenne? Già, non c'è. Non è ancora arrivata. Di solito è sempre puntuale alla riunione del mattino. Beh, cominceremo senza di lei. Dopo la discussione di ieri, credo che tutti sappiate già cosa ci aspetta oggi. Mesami, andremo alle antiche rovine a indagare. E tutti sono felici perché. Il nostro obiettivo è scoprire indizi sulle pietrificazioni. È una missione estremamente delicata e pericolosa, quindi mi raccomando, state allerta. Ragazzi, è terribile! Un altro pietrificato? Ci sono delle novità. Mentre venivo qui, ho saputo che hanno visto Crocodile pietrificato. Cosa? Crocodile? Dove? Un Pokémon che stava tornando da un viaggio l'ha incontrato lungo il cammino. Sembra che si stesse dirigendo a Borgo Quieto. Che Borgo Quieto? Borgo Quieto è il vostro villaggio, giusto? Capisco. Questa è un'informazione preziosa. Merci, Dedenne. Allora, i piani di oggi erano di andare alle antiche rovine, ma questa notizia cambia tutto. Alcuni di noi andranno all'inseguimento di Crocodile e altri alle antiche rovine. Dividiamoci in due gruppi. Rocco, Chica, voi vi occuperete di Crocodile, d'accordo? Sì, capo. Grazie. Nessuno conosce la zona di Borgo Quieto meglio di voi, e inoltre sarete certo preoccupati per le vostre famiglie e i vostri amici. Ma non andate da soli, è troppo pericoloso. Arken, tu andrai con loro. Sì, capo. Mewile, Dedenne, Buizel e Bunnelby, voi andrete alle antiche rovine. Bunnelby vi aiuterà se avrete necessità di scavare. E considerato il luogo, le capacità di Buizel vi torneranno molto utili. Dedenne, questa volta andrai anche tu con loro. Appena scoprite qualcosa, contattami subito. E informa anche Rocco e Chica. Potrebbero dover lottare contro Crocodile e abbiamo bisogno di più informazioni sulle pietrificazioni prima che ciò accada. Ricevuto, capo. Io, Jiraki e Swirlix rimarremo qui. Dirigerò le missioni da qui, basandomi sulle informazioni di Dedenne. Restate in attesa di istruzioni, d'accordo? Rocco, Chica. È stato Nosepass a darmi informazioni su Crocodile. Credo che sia ancora all'entrata di Brusilia. Andate a parlargli. Ok, grazie. Très bien, mes amis, nella missione di oggi le comunicazioni saranno fondamentali. Conto su di voi per un lavoro di squadra. Sì, capo! E tutti ce ne andiamo a fare in culo. No, andiamo a Borgo Quieto. Bene, di nuovo noi tre, come la prima volta, quando abbiamo scoperto Latios e Latias pietrificati. Speriamo che non porti sfiga a stare con te, perché in effetti sei un pochino meno sfiga. La missione di oggi non sarà facile, dobbiamo stare in guardia. Sì. Dedenne ha detto che è stato Nose, passa a dare le informazioni su Crocodile. Andiamo subito all'ingresso di Brusilia a parlargli. E andiamo all'ingresso di Brusilia. Ok, credo di essere pronto per partire, quindi andiamo. Rocco, ora che ci penso, dobbiamo andare a Borgo Quieto. Stiamo per affrontare un lungo viaggio, è meglio prepararsi come si deve. Ma è tutto pronto, perfetto, si parte allora. Nosepass è lì che ci aspetta. Eccolo. Oh, ecco Nosepass. Andiamo a parlargli. Perché guarda il niente, tipo quel palo? Crocodile? Sì, l'ho incontrato di recente. Dove? Ai picchi torreggianti. Sono passato da Borgo Quieto, poi sono andato ai picchi torreggianti. Lì ho incontrato Crocodile che andava nella direzione opposta, quindi ho pensato che fosse diretto a Borgo Quieto. Come ti è sembrato? Non so, hai notato qualcosa di strano? Fammici pensare. Borbottava qualcosa. Ripeteva, me la pagherete cara. Qualcosa del genere. Non sembrava affatto contento. Con chi ce l'avrà? Forse ce l'ha ancora con qualcuno di Borgo Quieto. Forse ce l'ha con qualcuno di Borgo Quieto. Con qualcuno di Borgo Quieto? Se è così, gli abitanti del villaggio sono in pericolo. Presto, andiamo. Grazie mille, Nospas. Oh, che succede? Non lo so. Finalmente abbiamo scoperto dove è diretto. Dobbiamo trovarlo. Sì! Salviamo il gioco, sovrascriviamo e continuiamo perché non abbiamo ancora fatto granché in questo episodio. Voglio sapere di più su Crocodile. La fonte sigillata, capitolo 16. E mi domando cosa si riferisca a questo titolo. Oh, eccoci arrivati a Borgo Quieto, finalmente. Amici, state bene? Ma cosa? Tutta la normalità.
Quanti ricordi in questo piccolo villaggio. Mi sembra tutto a posto. Non vedo danni o segni di irruzioni. Oh, Chica, Rocco, Espur. Bentornati, come state? Ho sentito che siete entrati nel jeep. Complimenti, ragazzi. Grazie. Ma che sta dicendo? Espur, ho una cosa da chiederti. Per caso avete visto in giro un Pokémon un po' losco? È tutto rosso, con la faccia cattiva e una bocca enorme. Rosso con la faccia cattiva? No, non l'ho visto. Sei sicura? Che strano. Forse non è venuto al villaggio. Perché cercate questo Pokémon rosso? Il fatto è che... Accinuzzoli, siamo nei guai. Grossi guai. Preparatevi a passare dei guai. Nazif! Oh, guardate un po' chi si vede. Rocco, Chica. Che ci fate qua? Vabbè, me lo dite dopo, ora non c'è tempo. Un Pokémon sconosciuto ha fatto irruzione sul Monte delle Rivelazioni. Oh, che bello! Cosa? Il Monte delle Rivelazioni è un luogo sacro per noi abitanti di Borgo Quieto. È proibito andarci. Eh già, oggi ero di guardia io. A un certo punto ho visto sto Pokémon minaccioso. Ha buttato giù il portone ed è entrato. Che? È passato come una furia. Non ho potuto fare niente, sono subito corso qui a dare l'allarme. Credo di aver capito. Io sono Arken, del gruppo investigativo Pokémon. Che aspetto aveva quel Pokémon? Era tutto rosso, con una brutta faccia. Sembrava proprio un cattivo fino all'osso. È lui, Crocodile. Ma cosa ci faceva lì? Comunque non è il momento di stare a discutere. Portaci subito lì. Va bene, venite. Fantastico, era da un sacco di tempo che volevo andare sul Monte delle Rivelazioni, che ci hanno appena accennato così in un episodio, ma non abbiamo scoperto niente di che. Vengo anch'io. No, Espur. Scusa, ma quel tipo è davvero pericoloso. È meglio che ci aspetti qui. Aspetta, ora che ci penso, tu hai poteri telepatici. Se vedi che non torniamo al villaggio, avverti telepaticamente Ampharos a Brusilia. Ampharos è il capo del jeep. Mi raccomando, allora. E quindi? Perché continuano a inquadrarlo? A inquadrarla, perché mi sembra che sia una femmina. Perché se ne sbatte il cazzo e ci segue, naturalmente. Naturalmente, questo è un classico ormai in questo gioco. Accidenti, il portone è stato distrutto. Sei un genio. Perché non ha sfondato la staccionata che tipo era fatta di legno, ma ha sfondato il portone di metallo pesante? Mentre venivamo qui, Nazif mi ha spiegato tutto su questo luogo. Sembra che racchiuda un segreto che neppure gli abitanti del villaggio conoscono. Quindi forse l'obiettivo di Crocodile è il segreto custodito sul monte. Beh, comunque, ora è meglio sbrigarsi. È un idiota Crocodile, comunque, perché non ha sfondato la staccionata? Monte delle Rivelazioni, piano 1, mi sa di lungo dungeon, quindi lo skippiamo proprio come se non ci fosse un domani. Ok, siamo arrivati forse a metà del dungeon? No. Forse siamo arrivati più in là, non lo so. Capperi, anche questo portone è distrutto. E sei ancora più idiota, perché anche la seconda volta non ce l'hai fatto. Non ce l'hai fatta? Sceriffo, tutto bene? Sì, niente di grave. Grazie. Cosa è successo? Un Pokémon ci ha attaccato all'improvviso. Ci ha messo fuori combattimento. Ha distrutto il portone. E ha fatto irruzione. Che aspetto aveva? Rosso con un'enorme bocca. Minchia, avete capito che è Crocodile, dai, è Crocodile. Non preoccupatevi per noi, stiamo bene. Inseguite quel Pokémon, presto. Dovete fermarlo, ma noi siamo dei bambini, perché siete passati a considerarci come delle macchine da guerra? Lasciate fare a noi, forza ragazzi. E ce ne andiamo, quindi, in un altro dungeon? Certo che sì, ho appena sprecato un elisir, per fortuna non ne ho usati troppi. E siamo al piano 8, magnifico. Continuiamo da dove ci eravamo lasciati. Sto raccogliendo tanti litos interessanti, spero mi saranno utili in un eventuale boss fight contro quel Crocodile. Guardate qua che figlio di puttana che è. Non ci voglio credere, ho perso tipo 3 volte, una volta ho ricominciato dal salvataggio precedente, dopo ho scoperto che sull'isola Pelipper posso aiutarmi da solo, e quindi mi sono dovuto aiutare altre 2 volte e ho fatto un miracolo, tipo adesso con Alakazam avevo 2 di vita senza la possibilità di usare mosse, non avevo teletrasporto, ero accerchiato da 3 nemici, sono riuscito a cavarmela, non ho idea di come. E sono riuscito a salvare Rocco al pelo, con 2 di vita. È stato un miracolo. Fatto sta che andiamo avanti. Mi ero fermato praticamente davanti alle scale, infatti ho ripreso l'avventura, ho salito le scale, al 10° piano ero, e all'11° siamo usciti. Rocco e Arken tirano fuori il gadget jeep. Qui il team antiche rovine. Mi sentite? Da dove viene quella voce? È Dedenne. Con il gadget jeep possiamo comunicare con lei a distanza. Dedenne, ti sentiamo forte e chiaro. Qui Arken, passo. Ciao Arken, come vanno le cose laggiù? Siamo sul Monte delle Rivelazioni. Stiamo inseguendo Crocodile. Sul Monte delle Rivelazioni?
Scusami, ma ora andiamo di fretta, ti spiegherò tutto dopo. Vuoi tutto ok? Tutto liscio, avanziamo senza problemi. Ah, aspetta, sembra che Bunnelby abbia trovato qualcosa. Eh? C'è qualcuno? Dei Pokémon? Ma che... Fermi! Ah! Dedenne! Che succede, Dedenne? La comunicazione si è interrotta. Cosa sarà successo? Sono preoccupata. Anch'io, ma non possiamo fare niente per ora. E poi i membri di quel team sanno il fatto loro. Weasel è con loro. Senza contare che c'è anche Mewile, che è al 50. Mewile è forte. Non hanno davvero nulla da temere, possiamo stare tranquilli. Ora dobbiamo pensare a trovare Crocodile. Dobbiamo fermarlo, è pericoloso. Teniamo i nervi saldi e proseguiamo. Comunque è un dungeon proprio infame quello che ho fatto adesso, perché ci sono dei Pokémon che ti colpiscono dappertutto con funesto vento, aeroattacco, insomma ti shottano. Io ce n'è ancora, ma basta. È 1 ora e 10 che sto registrando, per voi non lo sarà di sicuro, ma è 1 ora e 10. Ok, altri 4 piani erano e basta. Siamo saliti parecchio, ma ancora nessuna traccia di Crocodile. La vegetazione qui è troppo fitta. Oh, guardate, laggiù è più chiaro. Deve esserci una radura. Andiamo a vedere. Questi 4 piani me li sono mangiati in tipo 2 secondi, masticazzi. Guardate! E questo è il segreto del Monte delle Liberazioni? È un qualcosa che c'entra con Deoxys, per caso? Sembra una roba molto alla Deoxys come stile. E questo cos'è? Ha un che di misterioso, di affascinante. Ma dove sarà Crocodile? Guardate, dentro c'è qualcosa. Una pozza. Sembra che dal suolo sgorghi dell'acqua, una sorgente. Circondata da questa piramide di cristallo? Forse questa piramide serve a proteggere la fonte. Può darsi. Questa è la fonte che c'era scritto nel titolo del capitolo, non ricordo come si chiamasse. E questa cos'è? Una stele, sembra bella antica, c'è scritto qualcosa, inciso qualcosa. Queste iscrizioni. Ne ho viste di simili nello studio di Mewile. Sono iscrizioni in poche glifi. I poche glifi? Esatto, sono piuttosto difficili da decifrare. Io riesco a leggerle. Dico sul serio. Cosa veramente? Sì, davvero, ora ve le leggo. Dunque, vediamo, se vorrei scongiurare non ho letto. Aspetta un secondo, persino Mewile, che è un archeologo, ha impiegato giorni per decifrarle. Com'è possibile che tu riesca a leggerle così? Boh, non lo so, però ci riesco. Accinuzzoli, davvero incredibile. Vabbè, tanto meglio per noi. Dai, prova a leggere. Ok. Sono 3 frasi, dunque. Se vorrai scongiurare il pericolo, dovrai invocare l'umano. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. La salvezza giungerà dal mondo degli esseri umani. E questo è tutto. Invocare l'umano? Cosa vorrà dire? Non è che si riferisce a... Sì, parla proprio di lui, che Rocco non esisteva neanche se lo paghi. Che significa il sigillo della fonte? Sarà la piramide. Forse parla di questa piramide. Dice che solo un essere umano può infrangerlo. Che frase misteriosa. Se vorrei scongiurare il pericolo dovrei invocare l'umano. Beh, secondo me è chiaro. Invocando un essere umano che infrangerà il sigillo della fonte, salveremo il mondo. Perché il mondo? Per me è evidente. In pratica, il nostro mondo è in pericolo. E da qualche parte c'è qualcuno che lo sa. E allora ha chiamato Rocco dal mondo degli esseri umani. Un momento, potrebbe anche essere come dici tu, ma questa stele non è roba dei nostri giorni, appunto. È molto antica. Però quello di cui parla sta succedendo proprio adesso. Una sibilla? Rocco e Arken tirano fuori il gadget Jeep. Parla il team delle antiche rovine, mi sentite? È Dedenne. Qui il team in seguimento Crocodile. Dedenne, tutto bene? Sì, è tutto ok, non preoccupatevi. Siete stati attaccati? Sì, ma sembra che si tratti di un malinteso. Un malinteso? Sì. Siamo stati attaccati dai guardiani delle rovine, che custodiscono questo luogo sacro. Credevano che volessimo profanarlo. Le abbiamo spiegato tutto e hanno capito. Ah, meno male. La comunicazione si è interrotta di colpo ed eravamo molto preoccupati. Sì, immaginavo, Chica, scusate. Eravamo un po' presi. Ah, c'è una cosa importante. I Pokémon delle rovine ci hanno rivelato una cosa fantastica. Sembra che... Che cosa? Cosa? C'è un modo per far tornare normale i Pokémon pietrificati? Proprio così ci vuole un'acqua speciale chiamata acqua della luce. Quest'acqua annulla l'effetto della pietrificazione. Forse che è l'acqua dentro quella sorgente. E la cosa ancora più incredibile è che sembra che si trova proprio lì dove siete voi. Wow. Sul Monte delle Rivelazioni ed è sigillata. Sul Monte delle Rivelazioni sigillata. Ah, ma allora questo significa che è l'acqua della fonte. Volevo dirvelo al più presto. Ora informerò anche il capo. Buona fortuna, ragazzi. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. Diceva così, no? Già, proprio così. Forse il pericolo di cui parlano le iscrizioni è proprio la pietrificazione.
E Rock è stato invocato qui per scongiurarlo. Qualcuno sapeva già di questo pericolo secoli fa. Beh, allora se Rocco rompe questo sigillo e diamo quest'acqua ai Pokémon pietrificati, potremmo farli tornare come prima. Rocco, proviamo, rompi il sigillo della fonte. Ma certo, perché no? Come cazzo faccio? Allora è per questo che sono finito in questo mondo. Io non lo so, non riesco a ricordarmi niente. Solo un essere umano è in grado di rompere questo sigillo. Ma cosa devo fare? Ah, non sai come rompere il sigillo? Come si può fare? Non ne ho idea. Proviamo a fare qualcosa, no? Per esempio, prova a toccarlo. Ehi tu! Crocodile. Che trita cazzo. È 1 ora e un quarto che registro, non so quanto verrà lungo questo video. Crocodile? Sì, è proprio lui. Incredibile. Eccezionale. Oh, mamma mia, sta venendo qui. Viene verso di noi. Manteniamo la calma, ragazzi. Ma ci trasformerà in pietra. Che si fa? Fermo lì. Magneson, sei stato tu. Tu hai trasformato Entei in pietra. Suicune? Raikou? Chi ha parlato? Raikou. Così. A naso. È Raikou, eccolo. E anche Suicune, quindi li ho azzeccati entrambi. Raikou, eccolo qui. E Suicune, fantastico. Per forza, gli amichetti devono arrivare a parare il culo al loro amico dopo che è stato pietrificato, naturalmente. Chi siete voi? Che volete? Siamo i Pokémon del trio leggendario. Io sono Suicune, signore dell'uragano. E io sono Raikou, signore del fulmine. Pagherai per quello che hai fatto a Entei. Come sono cattivi. Wow, è incredibile. Raikou e Suicune, insieme a Entei, formano il trio leggendario. Sono venuti a cercare colui che ha pietrificato Entei. Quei tre Pokémon sono inseparabili. Ai, ascoltate, è la nostra occasione, dobbiamo agire. Agire? Ah sì, mentre Crocodile è distratto dobbiamo cercare di rompere il sigillo. Già, se riusciamo a prendere l'acqua siamo a posto. Rocco. Ah. Se ne sbatte! Ehi tu, dove credi di andare? Crocodile è fuori come una mina. Accidenti, cosa sta borbottando? Qualcosa del tipo: i patti non erano questi. Se ci trasforma in pietra è finita. Rispetta i patti. Dove sono i soldi? Ma con chi cazzo ce l'ha? Quali patti? I soldi. Rocco, sbrigati, rompi il sigillo, Acinuzzoli. Senza l'acqua della fonte col cappero che la scampiamo se ci pietrifica. Nasi fa ragione, ma muovi il culo, porca Giuda! Non so. Qualcosa mi dice che non dovrei. Ehi, torna qui e battiti! Non capisco, c'è qualcosa che non va. Ma cosa? Forse il fatto che Suicune e Raikou siano lì, ma in realtà non li stiano facendo niente. Rocco, che aspetti? Svelto! E va bene, finalmente, dopo 6 ore, anche se non è la cosa giusta da fare perché l'abbiamo capito, fallo per Dio. Perfetto, quindi rompe la piramide. Ed ecco l'acqua della fonte. Io comunque ci avrei provato, anche se non fossi stato un umano. Che succede? Guardate come sgorga. Quest'acqua è potente. Quindi? Ce l'hai fatta, il sigillo si è rotto. Con l'acqua della fonte, anche se ci pietrifichi, potremo tornare come prima. Non mi fai più paura, Crocodile. L'acqua della fonte? Ma di che parli? Piuttosto. Tu, mantieni i patti e dammi la ricompensa. Ho seminato in giro quei volantini, come mi avevi detto, e sono venuto qui, come mi avevi chiesto. Ehi, Nazif, vedi di non fregarmi, eh? Che? Figlio di puttana! Finalmente sono riuscito a romperlo, quel maledetto sigillo. E ora nessuno potrà fermarci. Nazif non è un Nazif? Ottimo lavoro, Crocodile. Eccotela, la tua ricompensa. È uno Zoroark? Non puoi essere un Nazlif che fa queste cose. Crocodile è stato pietrificato. Ma allora l'autore delle pietrificazioni? Eh già, sono stato io. Nazlif, Rocco. Spiacente di averti ingannato per tutto questo tempo. E vuoi sapere una cosa? Tutto è cominciato quando hai perso la memoria. Quando ho perso la memoria? Quindi sei stato tu a pietrificare Entei? Attenti, ha un potere spaventoso. Ma se lo attacchiamo tutti insieme, forse possiamo riuscire a sconfiggerlo. Chica, non startene l'imparata, vieni ad aiutarmi. Sì, Rocco. Tu sei più vicino alla fonte. Noi quattro affronteremo Nazif. Tu intanto raccogli quell'acqua. Va bene. Non ve lo permetterò. Ma chi? Chi sei, Nazif? Sei Giratina? Sei Yveltal?
Iveltal, Iveltal. Chiaro, leggendari random come al solito in questo gioco, un'ora e 20 di registrazione. Mi starete uccidendo, magari lo divido in due parti se viene un video troppo lungo perché è impossibile, se no. Chi sei? Io sono Iveltal, per voi è finita. Risucchierò la vostra energia. Sì, probabile che la divida in due parti perché qua parte la boss fight. Quindi penso che voi mi state già vedendo nel secondo episodio, ma sti cazzi. Chia! Cosa c'è, Dedenne? Che strano. Che succede, Dedenne? Non riesco più a contattare Ark negli altri. Cosa? Eppure abbiamo parlato poco fa. Il loro gadget sembrava funzionare. Forse è successo qualcosa? Blip blip blip. Che cazzo è blip blip blip? Che succede? Cosa hanno i guardiani delle rovine? Non ci credo. Sono i Beyem, i guardiani delle rovine? Non ci sto più capendo un cazzo di niente. Però è una figata. È una figata, non mi aspettavo niente di tutto ciò. Questo gioco non la smette mai di stupirmi. Quindi quell'acqua in realtà non serve a questo. Rocco è pietrificato con Chica e tutti gli altri. Io ora cosa faccio? A quest'ora anche i Beyem devono aver fatto la loro parte. Mi compiaccio, Nazrif. L'acqua della luce ha il potere di annullare gli effetti della pietrificazione. È l'unica cosa che può ostacolarci. Dobbiamo prosciugare questa fonte, così saremo invincibili. È arrivata l'era del nostro dominio. Questo mondo e l'intero pianeta sono in mano nostra. Però, sarai figlio di puttana. Comunque ci lasciamo qui, perché la boss fight non è partita. Devo ancora capire se mi avete visto in uno o due episodi, ma voi lo sapete perfettamente. In ogni caso, se il video o i video vi sono piaciuti, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto a condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Pensare che io abbia esplosione, in realtà non ce l'ho e quindi potrei buttare giù quel Gardevoir se avessi esplosione, purtroppo l'avversario rimane in campo.